Salve ragazzi, io sono Giovanni Messina e come si diceva già in qualche lezione precedente, stiamo per arrivare all'epilogo e stiamo analizzando i vari filtri da poter applicare al nostro filmato definitivo. Abbiamo visto come poter applicare i filtri ai filmati, come poter applicare i filtri a tutto il filmato, come invece poter applicare i filtri solo a determinate sequenze. Abbiamo visto come è sempre possibile, entrando nella modalità progettazione, modificare il tutto. Adesso cerchiamo di dare un po' di movimento reale a questi personaggi. Ruotiamo il personaggio che vediamo in questa immagine. Questo lo possiamo fare qualora abbiamo qualche tipo di impedimento, anche congelando i layer anche o comunque nascondendo i layer di riferimento. Vediamo un poco, vogliamo fare in modo che il personaggio che vediamo qui a schermo parti da una posizione per arrivare poi ad una seconda posizione, evidentemente più in avanti, magari si fermerà più avanti di questa panchina per la nostra animazione. Riattiviamo i layer. Beh, abbiamo fatto un errore perché giustamente non trovando la pavimentazione sotto il nostro personaggio, però nulla di più semplice rettificare la posizione di questo personaggio. Mettiamoci su Muovi e semplicemente muoviamo il personaggio, automaticamente leggerà la superficie Lumion, intelligentemente direi. Ecco, facciamo in modo che il mio personaggio facciamo qualche prova per adesso, ma mi sa che abbiamo bisogno di spostare almeno le panchine con i relativi personaggi. Poi vediamo come fare. Aggiungiamo un filtro. Questo è il filtro che ci interessa. In oggetti andiamo a cliccare su sposta, vedete? Clicchiamo su sposta. Adesso che cos'è questo pannello? Dobbiamo semplicemente dare la posizione iniziale e finale del nostro oggetto. Nulla di più semplice. Tutto funziona per interpolazioni, quindi una cosa semplicissima anche animare i personaggi. Ecco. Adesso nella posizione finale io voglio che nella posizione finale il mio personaggio si trovi in questo punto. Ecco, va bene così. Sì, ma in questo caso però andrebbe troppo 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 a rilento, quindi addirittura vedete siamo in questa posizione, il mio personaggio ancora non compare nella visualizzazione, quindi non va bene, dobbiamo rettificare la posizione iniziale, cioè la posizione dove il mio personaggio inizia a correre. Quindi rechiamoci su sposta, prendiamo il nostro personaggio, ecco, mettiamoci nella posizione, adesso siamo nella posizione finale, mettiamoci nella posizione iniziale, mettiamoci su Muovi. Prendiamo il nostro personaggio e spostiamolo verso questa parte, magari qui, diciamo grosso modo in mezzeria della nostra piazzola. Non abbiate paura perché è tutto molto molto semplice, voglio dire. Vedete che a questo punto sta camminando il mio personaggio. Ecco, lo possiamo intravedere anche da questa inquadratura, ma dobbiamo rettificare ancora un po', perché abbiamo un problema. Abbiamo un problema. Dobbiamo spostare le panchine con i relativi personaggi. Vedete che nel momento in cui
il mio personaggio arriva in questa posizione, si va ad intersecare sia con la panchina che con il mio personaggio sulla panchina. Allora, prendiamo, evidenziamo la panca, evidenziamo il personaggio e spostiamo in una direzione. Indietreggiamo, diciamo così, indietreggiamo. Ripetiamo l'operazione per le panche. Potrei anche selezionare tutte le panche, ma vabbè. Ecco, spostiamo in questo modo tramite l'icona Muovi. Facciamo la stessa cosa per quanto riguarda questa panca e per quanto riguarda, magari facciamo un rettangolo di selezione in questo caso, per quanto riguarda i personaggi, vedete? Basta tenere premuto CTRL. Ok, abbiamo spostato anche i personaggi, spostiamo anche l'ultima panca che ci dà un po' di fastidio, a dire il vero. Mettiamoci in esterni sempre, quindi nella categoria appartenente e spostiamo. Adesso penso che il problema sia stato eliminato o rimosso. Salviamo e vediamo nel frattempo cosa è successo. Vedete, adesso non abbiamo più il problema dell'intersezione e tutto è molto più realistico. Facciamo la stessa operazione, ovviamente ci metteremo un secondo per quanto riguarda le autovetture, le automobili. Allora, posizione finale di questa automobile, la prendiamo e ce la spostiamo dove vogliamo che arrivi questa automobile. Facciamo in modo da spostarla in in un altro punto della nostra strada. Facciamo in modo che la stessa, questa invece che parte da quest'altra direzione, nella sua posizione finale, mi arrivi ad esempio. Facciamo solo in modo che le stesse non collidino. Spostiamole in un'altra direzione. Quindi parte da quella direzione, vedete la linea che traccia in rosso? È la posizione che compie la mia autovettura e è il percorso che compie la mia autovettura. Vedete che adesso le autovetture si muovono, ecco, da alcune inquadrature, vedete in questa, si può osservare come in questa, e quindi abbiamo adesso una rappresentazione più dinamica e più realistica di quella che è la mia scena. Adesso ovviamente voi potreste divertirvi ad aggiungere filtri, magari ad aggiungere un po' di profondità di campo che rende sempre il tutto un po' più realistico. Potete insomma settare l'animazione come volete. Vedete adesso come vedete, è più realistica questo tipo di animazione. Non abbiamo più collisioni e le autovetture si muovono. Poi, per quanto riguarda gli altri personaggi, loro sono già dotati di un'animazione base data dallo stesso Lumia. Beh, penso che anche per questa parte del corso sia tutto. Non ci rimane che fare solo una panoramica finale.